fa perdere la voce, il Napoli ti fa perdere la voce, questa è la verità. Godo come un riccio, godo, godo come un riccio, il riccio si sta aprendo, veramente sul serio, veramente sono contentissimo, 3-2. Poi tra l'altro io il gol non l'ho visto perché, cioè, non ho capito perché si comportano male così. Sky purtroppo ha fatto rivedere il gol del 2-2 e abbiamo visto Insigne che esultava. Ho detto, ma che è impazzito Insigne? E invece abbiamo detto gol del 2-3. Veramente è stata una partita pazzesca. Godo, godo come un riccio, il riccio si apre, tutto cupo, tutto bello, tutto fresco. Il riccio, adesso il riccio dorme. Però domani mattina il riccio si sveglierà e io farò un bel video sulla partita. Devo recuperare prima la voce, perché la voce è rimasta ed è poca. Io di quella poca voce parlo un po' della partita. Guarda, secondo me abbiamo meritato il vantaggio. Gol di Mertens, bellissimo gol. Poi Marquette ingenuo che però poi si è fatto perdonare sul gol del 2-1 di Mertens, ma tra l'altro Allan, raga, ma è una cosa pazzesca. Quel giocatore ha fatto doppietta, è una cosa pazzesca. È una di quelle cose esagerate, ma proprio sul serio. Però, ma mamma mia, non lo so. Quell'Allan mi sembrava a momenti che diventasse il Pelé del Salisburgo. Ma veramente non scherziamo, raga. Veramente una cosa strana che Haaland ha fatto doppietta, un buon giocatore che sicuramente interesserà a grandi big d'Europa. Quindi, raga, io penso che abbiamo meritato la vittoria. Godo, 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 godo. Ma come siamo forti? Perché col Salisburgo era difficile. Godo come un riccio. Godo come un riccio e ho detto, ma sul 2-2 ho detto, sarà un altro sfogo alla miseria, sarà un altro sfogo, ma invece no, perché passano tanti secondi che Sky lo deve far rivedere 100 volte e noi vediamo Insigne che esulta. Io dico, ma che sta succedendo? Sta impazzendo Sky. Comunque, raga, buonanotte a tutti, ciao.